Oggi sindacati uniti con i lavoratori per uno sciopero di un'ora contro le morti sul lavoro e la poca sicurezza nei posti di lavoro. Ecco, quali sono le manovre che avete proposto anche su al prefetto per venire incontro ai lavoratori e ovviare al problema? Allora, noi al prefetto oggi abbiamo chiesto, nell'ambito di questa iniziativa nazionale per quanto riguarda gli infortuni nei luoghi di lavoro, di poter accedere attraverso le stazioni appaltanti alla contrattazione di anticipo, ovvero prima di far partire il cantiere organizzare tutti i servizi, compresi quelli della ASL, ma anche quelli che prevede il contratto degli edili, in modo da mettere in campo un'azione continua per prevenire questa strage che ancora si allunga nel mondo del lavoro italiano. Noi questo lo leghiamo, e la giornata di oggi è anche questa, anche alla riforma pensionistica che è in discussione in Parlamento, perché noi chiediamo di alleggerire per l'edilizia, che viene riconosciuto come lavoro gravoso, e questo è un passo avanti, però prevede per la cosiddetta APE sociale 36 anni di contributi, di cui gli ultimi 6 mesi continuativi. Noi chiediamo di conteggiare in questo periodo, così come prevede la norma, anche i periodi di cassa integrazione e disoccupazione, perché il nostro settore è uno fra quelli più flessibili storicamente, geneticamente è un settore flessibile, per cui utilizzare anche i periodi di disoccupazione e di cassa integrazione per raggiungere i 36 anni e i 6 anni continuativi consentirebbe a circa 2.000 lavoratori over 60 delle costruzioni di andare in pensione e di non correre il rischio dell'incidente in cantiere.